Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Puntata subito dopo la scomparsa di Sayori. E devo essere sincero, nonostante il gioco è la seconda volta che ci gioco, ti lascia... non me l'aspettavo ti lasciasse comunque un peso così addosso. Non me lo aspettavo sinceramente. E da una parte sono contento. Sono contento perché vuol dire che questo gioco comunque mi ha lasciato qualcosa, sicuramente. A questo punto, continuiamolo. Vedo in lontananza una ragazza irritante che corre verso di me, agitando in aria le braccia come se non rendesse conto di attirare attenzione. Mia vicina di casa e buona amica d'infanzia. Il tipo di amicizia che oggi non stringeresti mai, ma che prosegue perché vi conoscete da una vita. Andavamo a scuola insieme in giorni come questi, ma al liceo ha iniziato a svegliarsi sempre più tardi e mi sono stufato di aspettare. Ma se deve inseguirmi così, mi viene quasi voglia di scappare. Alla fine però tiro un sospiro e resto davanti alle strisce pedonali, lasciando che mi raggiunga. È un normale giorno di scuola come tanti altri. In genere il mattino è il momento peggiore, quando sono circondato da coppie e gruppi di amici che vanno a scuola assieme. Io invece ci sono sempre andato da solo. Continuo a ripetermi che sarebbe ora di incontrare delle ragazze, ma non mi sento motivato a entrare in nessun club. Sono perfettamente soddisfatto di come passo il mio tempo libero, giocando ai videogiochi e guardando anime. C'è sempre il club di anime, ma tanto non ci troverei delle ragazze, quindi... il classico ragazzo solo che non ha amici. La giornata a scuola è uguale come tutte le altre e finisce in men che non si dica. Dopo aver raccolto le mie cose, fisso la parete con aria assente, cercando un briciolo di motivazione. I club. Non c'è proprio nessun club che mi interessa. E comunque quasi tutti prenderebbero troppo del mio tempo. Pare proprio che dovrò cominciare dal club di anime. Geko? Monica? Oddio, non mi aspettavo proprio di trovarti qui. È passato parecchio tempo, vero? Ah, già, è vero. Monica sorride con dolcezza. Ci conosciamo già, non abbiamo parlato spesso, ma frequentavamo la stessa classe l'anno scorso. Monica era probabilmente la ragazza più popolare della classe, intelligente, bella e atletica. Insomma, totalmente al di fuori della mia portata. Perciò vederla sorridermi con tanta sincerità mi fa sentire un po'... E dimmi, cosa ci fai qui? Oh, stavo cercando materiali da usare nel mio club. Se sei qui c'è del cartoncino o dei pennarelli. Non so, ti conviene cercare nel ripostiglio. Sei nel club di oratoria, giusto? In realtà me ne sono andata. Davvero? Te ne sei già andata? Sì, sinceramente odio i giochi di potere dei club più grandi. Non si fa che discutere di fondi, pubblicità e preparativi per gli eventi. Preferisco di gran lunga prendere un'attività che amo davvero e farne qualcosa di speciale. Quindi, in quale club hai deciso di entrare? In realtà ne sto fondando uno nuovo. Il club di letteratura. Letterario? Sembra un po' scialbo. Per ora, quanti membri ha? Mi vergogno un po' a dirlo, ma finora siamo solo in tre. E è molto difficile trovare nuovi membri per una cosa che sembra così noiosa. Sì, posso immaginare. La letteratura può avere mille forme. Letteratura, scrittura, poesia. Voglio dire, uno dei miei membri tiene una collezione di manga nell'aula che usiamo. No, aspetta, dice davvero? Sì, buffo, vero? Lei ripete sempre che anche i manga sono letteratura. Beh, non ha tutti i torti, in fondo. E poi è pur sempre un membro del club, no? Sbaglio, Monica prima ha detto lei. Ehi, Geko, per caso stai ancora cercando un club? Ah, cioè sì, più o meno, ma... in questo caso mi faresti un enorme favore? Non ti chiederò di entrare nel club, ma sarei molto felice se venissi almeno a trovarci, per favore. Beh, non ho motivo di rifiutare. E poi, come faccio a dire di no a una come Monica? Certo, non ci vedo niente di male a dare un'occhiata. Ah, che bello! Sai che sei un tesoro, Geko? Non è nulla, davvero. Allora vogliamo andare? I materiali li cercherò un'altra volta. Tu sei più importante. Sotto tutti i punti di vista, immagino. E così, oggi è il giorno in cui ho venduto la mia anima a Monica e al suo sorriso irresistibile. Intimidito, seguo Monica per la scuola, fino al piano superiore, una sezione in cui vado raramente, in quanto viene usata per le terze e per le attività extracurricolari. Monica, piena di energia, apre la porta dell'aula. Sono tornata! E ho anche portato un ospite. Eh?
Oh, ah, quel frame. Eh? Un ospite? Ehi, hai portato un ragazzo, ma sul serio? Beh, grazie per aver rovinato l'atmosfera. Non essere cattiva, Natsuki. Comunque, Jeko, benvenuto al club. Sono senza parole. Questo club è pieno di bellissime ragazze. Aspetta, fammi indovinare. Sei il ragazzo di Monica, giusto? No, non lo sono. Natsuki, non riconosco la ragazza dall'aria seccata e a quanto pare si chiama Natsuki. Molto minuta, sembra del primo anno. Comunque, lei è Natsuki, piena di energie come al solito. E lei è Yuri, la vicepresidentessa. Piacere di conoscerti. Yuri, che sembra relativamente più timida e matura, pare avere difficoltà a interagire con le persone come Natsuki. Ah, piacere di conoscere entrambe. Ho incontrato per caso Jeko in un'aula e ho deciso di venire a dare un'occhiata al club. Non è fantastico? Aspetta, Monica, non ti avevo chiesto di informarmi per di portare persone nuove? Volevo, beh, sai com'è. Scusa, non l'ho dimenticato, è solo che l'ho incontrato per caso. In questo caso dovrebbe parlare del tè, immagino. Sì, è un'ottima idea. Perché non vieni a sederti, Jeko? Le ragazze hanno disposto alcuni banchi per formare un tavolo. Yuri va in un angolo dell'aula e apre il ripostiglio. Nel frattempo Monica e Natsuki si siedono di fronte l'una all'altra. Sempre sentendomi in imbarazzo, mi siedo accanto a Monica. So che non avevi in programma di venire qui, ma ci impegneremo per farti sentire a tuo agio, ok? Come presidentessa del club letterario è mio dovere renderlo divertente ed entusiasmante per tutti. Mi sorprende che il club non abbia più membri. Deve essere difficile fondarne uno da zero. In un certo senso sì, non sono molti quelli interessati a impegnarsi per dare inizio a cose nuove, soprattutto poi quando sono particolarmente appariscenti, come nel caso della letteratura. Non sono. È faticoso convincere gli studenti che è divertente e che vale la pena, ma è per questo che gli eventi scolastici come il festival sono particolarmente importanti. Sono sicura che riusciremo a far crescere il club prima di diplomarci. Giusto, Natsuki? Beh, spero di sì. Natsuki concorda con riluttanza. Ragazze diverse tra loro, tutte interessate allo stesso obiettivo. Monica deve aver sudato parecchio solo per trovare loro due. Yuri torna al tavolo con il servizio da tè. Posiziona attentamente una tazzina davanti a ciascuno prima di posare la teiera nel centro. Tenete un servizio da tè completo in quest'aula. Non ti preoccupare, abbiamo il permesso dei prof. Non è forse vero che una bella tazza di tè caldo aiuta a godersi un buon libro? Ah, credo di sì. Non farti intimorire, Yuri cerca soltanto di fare colpo. Ma non è... Offesa Yuri, distoglie lo sguardo. Dicevo sul serio, sai? Ti credo. Beh, non sarò il tipo che legge sorseggiando una tazzina di tè, ma il tè non mi spiace. Sono contenta. Sollevata Yuri, abbozza un sorriso fra di sé. E dimmi, Jeko, che cosa preferisci leggere? Beh, ecco, col poco che ho letto in questi anni, non ho una risposta convincente da dare. Manga, bisbiglio tra me e me, tra il serio e il faceto. La testa di Natsuki scatta all'improvviso. Sembra che voglia fare qualche commento, ma invece resta zitta. Non sembri un gran lettore. Posso sempre rimediare. Ma che sto dicendo? Ho parlato senza riflettere, vedendo il sorriso triste di Yuri. E tu invece, Yuri? Dunque, vediamo. Yuri fa scorrere un dito sul bordo della tazzina da tè. I romanzi che preferisco in genere sono quelli che creano mondi fantastici, elaborati e pieni di dettagli, nascondendo un livello di creatività e maestria che mi lascia a bocca aperta. E raccontare una bella storia in mondi così alieni è altrettanto sbalorditivo. Yuri continua palesemente appassionata alla sua letteratura. Sembrava timida e riservata al mio arrivo, ma da come le brillano gli occhi adesso è chiaro che trova più conforto tra le pagine dei libri che tra le persone. Comunque, sai, sono molte le cose che mi piacciono. Mi coinvolgono molto anche le storie con elementi psicologici profondi. Non trovi strabiliante il fatto che uno scrittore sappia sfruttare la tua mancanza di immaginazione per coglierti all'improvviso? In ogni caso, ultimamente leggo molte storie dell'orrore. Ah, una volta ho letto anche un libro dell'orrore. Mi aggrappo disperatamente al pur minimo punto di incontro. Altrimenti, tanto varrebbe che Yuri conversasse con un sasso. Non me lo sarei mai aspettato, Yuri. Calza con la tua personalità. Oh, davvero? Se una storia mi fa riflettere o mi trasporta in un altro mondo, non riesco a smettere di leggerlo, sai? L'orrore surreale riesce spesso a modificare il nostro modo di vedere il mondo, anche se solo per un breve tempo. Ah, odio le storie dell'orrore. Oh, e perché? Beh, solo che... Lo sguardo di Natsuki setta verso di me per un istante. Lascia stare. Vero, Natsuki, di solito a te piace scrivere cose graziose, giusto? Come? E cosa te lo fa pensare? Dopo l'ultima riunione del club hai dimenticato qui un pezzo di carta. Sembrava che stessi lavorando a una poesia intitolata... Non dirlo! E ridammelo! Va bene, va bene. Scrivi poesie, Natsuki. Eh?
Sì, a volte, diciamo. Perché ti interessa? Credo che sia una cosa notevole, perché una volta o l'altra non ce le mostri. No. Natsuki distoglie lo sguardo. Non vi piacerebbero. Ah, non sei ancora sicura di te come scrittrice? Posso capire come si senta Natsuki. Per condividere qualcosa del genere serve ben più che la semplice sicurezza. La forma di scrittura più pura è quella che riflette noi stessi. Bisogna essere disposti ad aprirsi ai lettori e esporre i propri punti vulnerabili e rivelare ciò che giace nei più profondi recessi dell'anima. Anche tu scrivi, Yuri. Se condividessi alcune delle tue opere potresti dare l'esempio e Natsuki si sentirebbe più sicura a mostrare le sue. Credo che per Yuri valga lo stesso. Per un po' rimaniamo tutti in silenzio. Ehi, mi è appena venuta un'idea. Sentite qua. E che cazzo sta per dire una stronzata? E sono sicura. Natsuki e Yuri guardano Monica perplesse. Andiamo a casa e scriviamo tutti una poesia. Al nostro prossimo incontro le condividiamo con le altre. Così siamo tutti allo stesso livello. Insomma, mi sembrava una buona idea. Beh, credo che tu abbia ragione, Monica. Dovremmo cominciare a trovare delle attività a cui poter partecipare tutti insieme. In fondo, ho deciso di assumermi la responsabilità di vicepresidentessa. Devo impegnarmi a far crescere il club quanto i suoi membri. E comunque, ora che abbiamo un nuovo acquisto, mi sembra la strada giusta da imboccare. Sei d'accordo anche tu, Geco? Aspetta, resta un problema. Eh? Quale? Ora che siamo arrivati all'argomento più importante, esprimo senza mezzi termini il pensiero che mi è rimasto nella mente fino a questo momento. Non ho mai detto di essere entrato nel club. È vero, Monica mi ha convinto a passare, ma non ho preso nessuna decisione. Devo ancora dare un'occhiata ad altri club e... Perdo il filo dei pensieri. Tutte le ragazze mi guardano demoralizzate. Ma... Mi spiace, credevo che... Le ragazze si scambiano delle occhiate, poi Monica si volta di nuovo verso di me. Temo di doverti dire la verità, Geco. Il fatto è che non abbiamo ancora abbastanza membri per formare ufficialmente il club. Ce ne servono 4 e mi sto impegnando moltissimo per trovarne altri. Ma se non ne troviamo ancora uno prima del festival... Sono un pulcino indifeso davanti a queste ragazze. Come posso decidere lucidamente in queste situazioni? Mi dispiacerebbe troppo deluderle, visto come stanno le cose. E poi il club sembra un posto molto rilassato, per cui se scrive delle poesie è l'unico prezzo da pagare per stare ogni giorno con queste ragazze bellissime. Va bene, perfetto, ho deciso. Entrerò nel club di letteratura. Una a una le ragazze si illuminano in viso. Oddio, davvero? Dici sul serio, Geco? Sì, potrebbe essere divertente, no? Per un attimo mi è davvero spaventata. Cioè, se dopo tutto questo te ne fossi andato, mi sarei incavolata di brutto. Manco mi avessi dato un cupcake. Sono così felice, Geco. Ora possiamo diventare ufficialmente un club. Grazie mille, sei fantastico, davvero. Farò tutto il possibile perché tu ti diverta, ok? Ah, grazie direi. Ok, gente, credo che a questo punto possiamo concludere la riunione di oggi e in modo decisamente positivo. Ricordate tutti il compito per stasera. Scrivete una poesia da portare alla prossima riunione per condividerla con tutti. Monica guarda di nuovo verso di me. Geco, sono impaziente di scoprire come ti esprimerai. Sì, riuscirò veramente a fare colpo su Monica, la star della classe, con le mie mediocri doti di scrittore? Già, sento l'ansia montarmi in corpo. Intanto le ragazze continuano a chiacchierare mentre Yuri ripulisce il servizio da te. Io a questo punto me ne andrei. Ok, ci vediamo domani allora, non vedo l'ora. A quel punto esco dal club e mi avvio verso casa. Per tutto il tragitto la mia mente ripensa a turno alle 3 ragazze. 3 ragazze che una volta furono 4. Natsuki, Yuri e Monica naturalmente. Chissà come sarà frequentare il club dopo le lezioni. Forse riuscirò ad avvicinarmi a una delle ragazze. Perfetto, dovrò soltanto sfruttare la situazione meglio che posso. Poi sono sicuro che la fortuna mi assisterà. E credo che tutto comincerà da stasera, quando dovrò scrivere la poesia. Già, proprio come una volta, eh? Hai sbloccato una poesia speciale, vuoi leggerla? Certo. Oh. Oggi ho aperto un taglio nella mia pelle per la prima volta. È stata una sensazione inebriante. Ora credo di capire come si senta... Io però dovrei essere quella più responsabile. Quindi non credo che lo farò di nuovo. A meno che non decida di uccidermi. Qui sotto ho lasciato un ricordo dell'occasione. Abbiamo sbloccato anche una nuova immagine. Che è la poesia speciale, ovviamente. Ce ne sono tante di poesie speciali, purtroppo. E per sbloccarle tutte... Dovrei rifare il gioco più di una volta.